La nostra relazione era ormai in crisi. Io ero preoccupato di non poter più rivedere nostro figlio. Andrea Favero, il camionista accusato dell'omicidio della compagna Giada Zanola il 29 maggio scorso a Vigonza, Padova, ha cercato di giustificarsi. Il corpo di Giada, madre di un bambino di 3 anni, è stato ritrovato sull'asfalto dell'autostrada A4, devastato dal passaggio di un pesante camion e dei veicoli in transito. È stata una scena agghiacciante, inizialmente scambiata per un suicidio. Gli investigatori hanno rapidamente intuito la crudele verità. Giada sarebbe stata gettata giù dal ponte dal suo compagno. Secondo i primi risultati dell'autopsia, sembra che Giada fosse ancora viva al momento del suo lancio. Non sono stati riscontrati segni di strangolamento o ferite da arma bianca, ma c'è il sospetto che Favero possa averla resa incapace di resistere, forse tramortendola, per sollevare il suo corpo oltre la ringhiera alta circa 2 metri. Le indagini dovranno chiarire se Giada sia stata drogata, il che potrebbe indicare una premeditazione del delitto. Gli esami tossicologici forniranno la certezza su questo punto. Purtroppo, il copione di questo tragico evento si adatta al triste quadro dei casi di femminicidio. Giada Zanola e Andrea Favero sembravano una coppia felice, con il matrimonio già pianificato per il 21 settembre. La loro relazione, però, si era deteriorata, tanto che Giada aveva deciso di porvi fine, annullando le nozze e vivendo separata da Favero all'interno della stessa casa. Questa decisione non era stata accettata dall'uomo, che iniziava a manifestare segni di violenza fisica e minacce, lasciando segni evidenti sul corpo di Giada e instillandole una paura costante. A una sua amica aveva confidato i suoi timori. «Temo che Andrea mi avveleni». Nel frattempo, Giada aveva cominciato a frequentare un altro uomo. Giusto il giorno prima dell'omicidio, aveva iniziato a lavorare con lui in un distributore di benzina, diventando così colleghi. Questa nuova relazione, agli occhi di Favero, un uomo geloso e ossessionato, era imperdonabile. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il femminicidio è avvenuto durante l'ennesima lite esplosa in casa. Giada ha tentato di fuggire, ma Favero l'ha inseguita fuori dall'abitazione, l'ha brutalmente aggredita e poi l'ha caricata in macchina. Guidando per 800 metri fino al cavalcavia alle 3:30 di notte, è avvenuto l'omicidio. Successivamente, il 39enne è tornato a casa e ha iniziato a preparare la messa in scena. Dapprima si è coricato, poi alle 7:38, come documentato dagli inquirenti nel decreto di fermo, ha fatto una chiamata al cellulare della vittima e le ha inviato messaggi accusatori per non aver salutato né lui né il figlio. «Sei andata al lavoro? Non ci hai nemmeno salutato!» Nel frattempo ha scambiato altri messaggi con un'amica di Giada, nei quali lasciava intendere di non sapere nulla riguardo all'accaduto, affermando di essere al lavoro. Nel medesimo periodo, la polizia si era già recata a casa sua per comunicargli la tragedia. Gli agenti hanno immediatamente notato i segni evidenti sulle sue braccia, forse testimonianza dei disperati tentativi di difesa della compagna. A quel punto, Favero è stato condotto in questura e interrogato per ore. Inizialmente, di fronte agli investigatori, ha ammesso solo in parte, dichiarando di essere stato lui a spingere Giada dal cavalcavia. L'ho afferrata per le ginocchia e l'ho sollevata oltre la ringhiera. L'uomo ha più volte ripetuto: «Lei continuava a offendermi e a ricattarmi dicendo che avrebbe portato via mio figlio». Secondo gli inquirenti, questo sembra essere il movente del delitto, l'imminente separazione e tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate. Di fronte al pubblico ministero, Favero non ha confermato nulla, affermando di avere vuoti di memoria che gli impediscono di ricordare chiaramente l'accaduto. Durante l'interrogatorio di garanzia, infine, ha scelto di non rispondere. Ma come si è arrivati a questo punto? Giada, originaria di Brescia, si era trasferita in provincia di Padova per amore, come aveva condiviso sui suoi profili social. Bresciana di nascita, veneta di cuore. Avevano vissuto insieme per diversi anni. Nel 2022 la coppia aveva acquistato una casa, ma già allora il loro rapporto mostrava segni di crisi. Giada aveva lasciato trapelare il suo disagio attraverso alcuni messaggi. Ricorda un giorno in particolare in cui il compagno le aveva regalato delle rose.
Lei, invece di apprezzare il gesto, aveva fotografato i fiori e condiviso l'immagine sui social media. A volte basta poco. Aveva espresso la sua insofferenza verso una relazione che evidentemente non le procurava molta soddisfazione. Successivamente sono iniziate le violenze, come confermato dagli amici. Una testimone ha raccontato di aver visto delle foto in cui Giada mostrava lividi sul corpo, prova evidente di aggressioni subite da Fabero. Questi atti violenti sembrano essere stati numerosi e protratti nel tempo, generando un timore crescente in Giada, che si sentiva persino minacciata di essere avvelenata. Inoltre, il compagno avrebbe minacciato di diffondere immagini intime della coppia. Dal decreto di fermo emerge che Giada aveva confidato a un'amica e al nuovo compagno di essere preoccupata che Fabero avesse registrato dei video compromettenti per ricattarla pubblicandoli online. Daniel, il fratello della vittima, ha confermato di essere a conoscenza delle frequenti liti e delle tensioni degli ultimi tempi. Non avrei mai immaginato una cosa del genere. La sorella Federica ha spiegato: non avevamo mai sospettato di nulla, altrimenti saremmo andati subito a denunciare. Per noi Andrea era un ragazzo a posto, di sicuro Giada non si sarebbe mai suicidata. Attualmente Andrea Fabero è detenuto con l'accusa pesantissima di omicidio volontario aggravato. Un destino simile è toccato a Filippo Turetta, uno studente arrestato lo scorso novembre per l'omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin a Vigonovo, a soli pochi chilometri da Vigonza. In passato, Giada Zanola aveva lavorato proprio a Vigonovo, presso una profumeria, lasciando un'impronta positiva nei colleghi e nei clienti. Ora l'intera Italia piange la sua perdita.